dà l'impressione che qui a Prato Fontana viva come in un volontario esilio. Sì, esatto, è quasi ricercato, no? Sì. Consolato in gran parte dalla presenza del Rodano che segna i confini sud della mia visuale. No? Come l'Ariosto. Certo, appunto c'è questo rapporto con l'Ariosto, ogni tanto passano gli ipogrifi, no? Che magari si incontrano col foionco. L'Ariosto, tutta questa, l'intera terra che viene sorvolata dall'ippogrifo cavalcato da Astolfo, è immaginata proprio come un giardino. I cavalieri sono come delle formiche, dei coleotteri, dei sì, piccoli insetti che circolano per un giardino, e i confini della terra sono i confini di un giardino che è tutto sotto gli occhi, tutto lì raccolto. Sì, è vero, avevi scritto che i cavalieri del Furioso non sono mossi da una fede, da sacre imprese. Tutti seguono rituali obbligati, corrono dietro alle loro private monomanie. Nel caso dei cavalieri sono avere l'elmo di Orlando, avere la spada, correre dietro a una fanciulla che viene amata o scappare da una fanciulla che la si odia. Nell'Ariosto e nel Boiardo altrettanto non ci sono le ideologie, non c'è più la fede cristiana, l'Islam. Sì, come nella... c'è magari invece nella Gerusalemme liberata. Certo, cioè, la Gerusalemme liberata diventa un poema in un certo senso politico. Sì. Ogni individuo è una monade, come è una monade un insetto solitario. E gli eserciti sono come le formiche, cioè insetti gregari, dove tutti sono gettati allo sbaraglio, ad essere sforbiciati, come quando soffiamo il flit. Davide Benati è uno dei più significativi e stimolanti artisti italiani di oggi, una sorta di vocazione per il bello. E per quel che riguarda la cultura orientale, cinese o giapponese, della contemplazione. E per quanto riguarda la pratica zen del gesto, totalmente di pura energia dopo aver fatto e aver saputo dentro, e farla uscire, defluire con un gesto totale, assoluto e rapidissimo, questo lo utilizzo nella pratica di questa pittura.